Sono a Modena, sono in Piazza Grande, è sabato 1 giugno e si sta svolgendo la processione di pubblica riparazione organizzata in occasione del Modena Pride. Ecco, in questo momento la processione sta attraversando Piazza Grande. Motivo della manifestazione qua a Modena 1 giugno? La motivazione è molto semplice, si ripara con la preghiera ad uno scandalo che è uno scandalo per la fede e per i contenuti che questo tipo di manifestazioni hanno, che sono contenuti non soltanto provocatori, pornografici, ma anche riventi verso la fede cattolica. Quindi noi semplicemente ripariamo a il tipo di attacchi violenti che vengono verso la fede cattolica. Siamo qui come semplici cattolici per pregare, per riparare delle offese, non per pregare contro qualcuno, per attaccare qualcuno, per fare una manifestazione contro qualcuno, semplicemente per pregare. Chi attacca questi valori? Famiglia... Lo attacca il gay pride come tipo di manifestazione, è inutile nascondercelo, fin da Stonewall ci sono determinati contenuti, che è il primo gay pride fatto al mondo, determinati contenuti connessi a questa manifestazione, che sono sotto gli occhi di tutti. All'ultimo gay pride abbiamo visto sfregi alle figure sacre, all'immagine della Vergine Maria, all'immagine di nostro Signore Gesù Cristo, quindi questo è il tipo di immaginario collegato al gay pride. Noi ripariamo queste offese e sono bestemmie per la nostra fede cattolica, siamo qui soltanto per riparare e per pregare. Perché la processione, la riparazione deve essere pubblica, visto che pubblico è l'offesa. Esiste una lobby degli omosessuali? Non lo so, non credo che, diciamo così, esista una lobby che raduni tutte le persone che hanno una determinata tendenza sessuale. Semplicemente esistono gruppi di poteri che hanno interesse a favorire un determinato tipo di diritti, diciamo ben poco sostanziali a mio avviso. Noi preghiamo, questa è una processione, diremo il Santo Rosario, non manifestiamo, non ci sono slogan, non ci sono striscioni, non ci sono manifesti, non c'è niente. Gli unici manifesti, le uniche immagini che si vedono sono quelle del Sacro Cuore, della Madonna, dei Santi, di San Geminiano, nostro protettore, che invochiamo per la protezione di Modena. Allora, innanzitutto il motivo è un motivo di benevolenza nei confronti di persone che purtroppo rappresentano una fascia debole della società, che oggi a mio avviso sono anche molto sfruttati e manipolati. Quindi anche nella loro proposta, loro si propongono in modo molto chiassoso, molto aggressivo, molto... noi abbiamo pregato in sostanza per tutta l'umanità, ma in particolar modo per queste persone. Che sarebbero? Che sono omosessuali e omosessuali, gay, trans, come vengono chiamati oggi, ma in realtà sono nostri fratelli come tutti gli altri. E noi li amiamo come tutti gli altri, anzi forse di più perché abbiamo pregato per loro. Ecco, un'ultima domanda, com'è nata questa processione? Ce ne saranno altre, ce ne sono state altre in passato? Io ho partecipato a quella di Reggio Emilia, sempre per lo stesso motivo, quindi un motivo... Sicuramente un cristiano, cioè chi ha Gesù non può assolutamente voler del male a nessuno, anzi più una persona è in difficoltà più la ami e più preghi per lei e va aiutata. Quindi sono persone, a mio avviso, ed è innegabile che siano persone in difficoltà, perché comunque sono persone che hanno vissuto dei problemi, delle grandissime sofferenze, delle grandissime lotte e che oggi si illudono di avere un momento di gloria, ma purtroppo è una mera illusione. La famiglia surrogata, no, la maternità surrogata è andare contro natura, è andare contro natura. Il disegno di Dio è chiaro, maschio e femmina, maschio e femmina. Sono purtroppo distorsioni che sono avvenute andando contro questo disegno. Che manifestazione è questa di sabato 1 giugno a Modena? Una preghiera di riparazione, che non vuol dire che riparare, che se lei pensa a riparare un'auto che voglia cambiare la testa a qualcuno, no, noi è una riparazione perché io sono peccatore, lei è peccatore, siamo tutti peccatori e quindi preghiamo in riparazione nostra e delle persone che parteciperanno oggi alla manifestazione. Come mai l'icona di San Geminiano? Me l'hanno affidata e sono onorato di portare questo nostro santo protettore e perciò credo che questa manifestazione non voglia essere contro nessuno, però... Ma volete far sentire la vostra voce anche? Anche perché io credo che uno può fare quello che vuole, però queste manifestazioni folcloristiche non vanno bene, secondo il mio parere. È stata fatta una preghiera pubblica, lei ha sentito le preghiere, mi auguro che
siano state sentite e apprezzate anche dal Padre Eterno. Le preghiere si fanno per questo. Se lei è cristiano, lei ha visto che abbiamo fatto una preghiera, tutto qua. Alla processione partecipa anche Davide Fabbri, detto il Vichingo, da cui il comitato organizzatore della processione prende le distanze. I motivi di questa manifestazione, di questa pubblica riparazione, della processione? Innanzitutto non chiamiamola manifestazione, ma pubblica riparazione. Pubblica riparazione, per quali motivi? Riparazione dal mare, infatti sono stato onorato di essere qui a cospargere la città di sale benedetto e di acqua benedetta. È importante ritornare ai valori della famiglia, ai valori cristiani. Io sono qui principalmente perché Modena è un centro in cui purtroppo la donna sta incominciando a diventare sottomessa, schiava, schiava di alcune tradizioni e religioni che non sono del nostro paese. Ma i problemi della società sono questi oggi o sono altri? Se vi interrompo, il signore è venuto con noi ed è stato molto gentile. Volevo solo chiarire quello che abbiamo detto come comunicato stampa, che i referenti sono... A titolo personale. A titolo personale, sì. Assolutamente. Io sono stato... No. Tu quello che mi hai detto... Ti ringrazio, sei stata una persona mitissima. Siete stati bravissimi e benissimi. Ti ringrazio. Mi sono permesso di spargere un po' di sale benedetto e acqua benedetta. Ti ringrazio, era solo perché abbiamo chiesto alla stampa, ci sono quattro referenti. Per concludere... Comunque i problemi della società italiana, anche nel mondo, sono questi dell'omosessualità, della famiglia o sono altri tipi di problemi? Anche? Allora, assolutamente non sono questi i problemi, il pensiero unico è il problema. Perché ho scorpasso il di sale benedetto e di acqua benedetta la città? Proprio perché c'è il demone potentissimo, il demone che è invocato dai massoni che comandano il mondo. E in Europa non comandano i politici europei, ma comanda l'alta finanza, la massoneria, che sono tutti satanisti. Più pensano che siamo contro il progresso delle idee e che vogliamo negare i diritti. Non è così. Per questo cerco di spiegare la nostra presenza di oggi. Non è una spiegazione sociologica, sociale, politica. È strettamente religiosa e catechistica. È una predica da prete. Dio tollera la libertà di peccare, anche se non la approva. Perché il peccato è sempre morte e se non perdonato porta all'inferno, punto. Dio ha tollerato tante volte anche me, che sono peccatore, e ha tollerato tante volte anche voi. Siamo in cattiva compagnia tra di noi questa mattina, perché siamo tutti peccatori e quella dei peccatori, dicono i salmi, è una compagnia malvagia. L'unica nostra speranza dopo Cristo Redentore che è morto per noi sulla croce è che tra noi ci sia qualcuno che con la sua innocenza ripari, rimedi il nostro peccato. Ma voi volete limitare i diritti degli altri. Anche questo è ciò che viene detto e che è nella testa di tante persone. E siete ipocriti, dato che vi dichiarate peccatori come voi, anche voi, come è peggio degli altri. A questo pensiero noi ribattiamo con la dottrina della Chiesa. Dio tollera il peccato nella speranza che l'uomo si ravveda. Non lo tollera perché va bene, ma perché l'uomo può sempre cambiare. Il suo è solo desiderio di perdono. Come dice Pietro nella sua seconda lettera, ai suoi cristiani che lamentano la venuta di Dio. Dio non viene mai a fare giustizia. E Pietro dice, Dio aspetta, perché ama il perdono. Anche l'erbaccia della parabola del buon grano e della zizzania non viene estirpata, come vorrebbero fare i contadini, ma viene lasciata crescere. Solo alla fine Dio, e soltanto Dio, farà il giudizio. Se di riparazione si tratta, con questa processione vogliamo prima di tutto pentirci e riparare soprattutto per noi. L'Arcivescovo nel suo messaggio, augurando che la processione sia di preghiera e di penitenza, dice ripariamo per i peccati nostri, me compreso. Il pentimento e la conseguente richiesta di perdono è un atto strettamente personale. Ognuno si pente per se stesso e per pentirsi non c'è bisogno di fare delle processioni.
Noi oggi però preghiamo in modo pubblico per le strade della città, non tanto per i peccati nostri o peccati di altre persone, perché i peccati, compreso quelli dei comportamenti, non della tendenza, dei comportamenti omosessuali, sono personali e riguardano l'ambito personale. Ma preghiamo perché questo peccato oggi viene nella nostra città, viene sbandierato, e viene sbandierato contro il progetto di Dio, che maschio e femmina li creò e che ha dato alla sessualità umana un fine preciso, generativo e di completamento gioioso di due persone, che essendo separate, sexus deriva da secare, cioè dividere, che essendo separate si congiungono inseparabilmente nella vita. Vogliamo affermare pubblicamente che Dio è sapienza infinita e che il progetto che Lui ha fatto, maschio e femmina li creò, è l'unico progetto e va bene per tutti, anche per quelli che fanno fatica a seguirlo. È l'unico progetto, non ce n'è un altro. Dio non ha fatto due o tre progetti a seconda delle persone. Noi questo vogliamo dire. Vogliamo anche dire a Dio che il suo progetto, tante volte duro, per me e per noi, noi lo accettiamo con gioia e faremo tutto quello che sta in noi per adeguarci alla sua parola, alla sua legge, al suo progetto. Vogliamo dire a Dio, non all'altra manifestazione che ci sarà più tardi. Vogliamo dire a Dio perché preghiamo, non lanciamo degli slogan. Vogliamo dire a Dio che sottomettendoci a Lui ci liberiamo e che non esiste solo il pensiero di chi nega la legge naturale, ma esiste anche un'altra visione della realtà, l'unica che è coerente con la fede in Dio Creatore. L'unica, ripeto, che è coerente con la fede in Dio Creatore. Solo togliendo di mezzo il Creatore e vivendo nell'ateismo è possibile farlo. È possibile essere atei. Solo togliendo di mezzo il Creatore e vivendo nell'ateismo si può negare la natura delle cose e cambiare il progetto di Dio. Noi non siamo atei, né ci costruiamo un Dio da noi stessi che dice chiudo un occhio, va bene tutto. Noi non siamo atei e non ammantiamo questa operazione di farci un Dio a nostra immagine e somiglianza e di dire che tutto va bene con la scusa dell'amore, perché l'unico amore possibile è quello presente nella parola del Signore. Affermiamo la visione cristiana dell'uomo, ci sono anche altre visioni, ha detto l'Arcivescovo. Certo, noi affermiamo la visione cristiana dell'uomo e ciò fa parte di quella libertà democratica di cui tanto si parla, soprattutto in questa settimana nella nostra città, dove chi è democratico esulta. Lo siamo anche noi democratici. Per questo affermiamo, in nome della libertà democratica, la nostra visione cristiana dell'uomo. Questa processione, come è stato detto, è solo un atto di preghiera e non è una proibizione nei confronti di nessuno. Le leggi con le relative sanzioni o proibizioni non si fanno in questa piazza, non le faccio io, non le fa nessuno, neanche il Papa. Si fanno in Parlamento e anche noi non possiamo seguire altra strada. Di certo, chi è un vero cattolico sarà sempre presente nell'agone politico per far sì, per quanto potrà, che le leggi dello Stato ricalchino i principi del Vangelo. Vogliamo dire a Dio adesso, partendo e pregando, che siamo con Lui e gli diciamo, come canteremo alla fine, che lo vogliamo nella nostra vita e nelle nostre case. Facciamo ciò con il mezzo che normalmente la Chiesa usa. Non ci siamo più abituati e non lo sappiamo. La Chiesa per far questo ha sempre usato le processioni e noi facciamo questo con una processione. La nostra non è una manifestazione che rivendica, non rivendichiamo nulla, ma un cammino faticoso dietro la croce, perché Dio converta i nostri cuori e instauri al più presto il suo regno.
Perciò, cari fratelli, procedamus in pace, in nomine Christi, amen. Ripetete, in nomine Christi, amen. La processione di pubblica riparazione si conclude davanti al Duomo di Modena. Riparare con particolari attestazioni di onore, una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli uomini